Sì, con te, sto parlando proprio con te. Allora, già dal titolo hai potuto capire di cosa andiamo a parlare e cosa tratteremo nel corso di questo video. E io voglio soltanto dire a tutte quelle persone che sono affette, ecco, che sono affette dall'invidia, dalla gelosia, sia che la ricevono e sia che la mostrano nei confronti degli altri, cosa voglio dirvi? Voglio dirvi innanzitutto che cos'è l'invidia, che cos'è la gelosia. È un sentimento, sono due sentimenti molto brutti, però dipende, poi andiamo a trattare anche di cosa possa significare essere invidiosi oppure essere gelosi, ecco. Allora, l'invidia e la gelosia sono due sentimenti negativi ma che possono essere anche positivi. In che senso? Sono negativi perché non facciamo altro che andare a denigrare la persona più felice di noi, tra virgolette, più bella di noi, che si veste meglio, che riesce a svolgere determinate mansioni, ecco. E invece noi vediamo queste persone un po' come, come la parte più alta della vetta da raggiungere, che non potremmo mai raggiungere, quindi cosa facciamo se non provarci ad arrivare dove in quel momento risiedono loro, cosa fare se non appunto sparlargli dietro? È la cosa che ci riesce migliore, è più importante per noi, mi metto anche nei panni di chi è invidioso, è più importante per le persone invidiose quindi andare ad invidiare e cercare degli espedienti, no? Degli escamotage per dire vabbè ce l'ha fatta perché chissà chi conosce, chissà cosa fa nella vita, chi possiede dietro alle spalle e quant'altro. Invece è sbagliato perché da come puoi leggere giù dal titolo, tu devi prendere esempio da queste persone, farci una risata e andare avanti per la tua strada. Anzi, molto spesso alcune persone fingono di essere degli amici, tra virgolette, degli amici, che anche con le battutine, che per loro sono innocue, alla persona interessata risultano come delle pietre delle scarpe che fanno male. Fanno male, ma che non le toglie, perché appunto è mascherata questa battuta da un sorriso. Quindi l'invidia sulla persona invidiosa e gelosa cosa fa? La blocca, nel senso che non focalizza più tutte le sue energie su se stessa, ma le andrà a focalizzare su quella persona che nella vita ce l'ha fatta, oppure che può mostrare tanto alle altre persone. Poi l'invidia è, diciamo che non va bene, sia a chi la subisce e sia a chi è invidioso. Ecco, quindi questo è molto importante saperlo. Poi se fate caso ad un'altra cosa, l'invidia dove si manifesta maggiormente? L'invidia si manifesta non al plurilaureato, al calciatore che tutto il mondo conosce, non è lì l'invidia, perché lì parliamo di ammirazione, sappiamo di non poter arrivare, oppure di poterci arrivare, però ci vuole tanto tempo. E lì parliamo appunto di ammirazione, che è diverso, dopo nel caso ne parliamo. Non arriva lì l'invidia. L'invidia arriva a quella persona vicino a noi, arriva a quella persona, al nostro amico, al nostro conoscente, arriva al nostro compagno di banco, già dai primi banchi di scuola, i nostri primi amici, già da lì c'è questa diversità, nel senso che la nostra intelligenza si misura con un voto. La persona più non è più intelligente, ma la persona che più studia, ecco, quella determinata materia, andrà a prendere un voto migliore di chi studia di meno oppure di chi non è interessato a quella materia. Già da qui il professore o la professoressa o chi comunque vada a mettere un voto sta attribuendo a quella persona una conoscenza. E quella conoscenza poi sarà il frutto di nuove invidie e di nuove gelosie. Ad esempio, vi faccio un esempio. La persona che va meglio a scuola, ok, è invidiata e sarà anche sparlata in futuro. Invece, stavamo dicendo che la gelosia appunto non va a colpire quella persona che è all'auge del successo, che è un magnate di un qualsiasi sport o di una qualsiasi scala sociale. Ma l'invidia va a colpire proprio le persone che sono vicino a noi. E ci sono appunto tre punti fondamentali per, tra virgolette, scacciare e riconoscere quest'invidia. Il primo punto è proprio riconoscere l'invidia, perché da come abbiamo detto precedentemente, l'invidia si può mascherare sotto forma di battute di
poco gusto, ecco, si può mascherare in battutine che non stanno bene, ecco, così come messe, così come dette. Quindi bisogna vedere questa battutina da chi proviene, se proviene da un nostro competitor, da nostro fratello, da nostra sorella, da un nostro amico, da un nostro familiare. E poi fate attenzione a quelle persone che dicono, ad esempio, l'ho fatto per il tuo bene, anche se ha fatto un nostro torto, ok, ci ha fatto un torto, l'ho fatto per il tuo bene perché non volevo che tu volessi bla 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 bla. No, l'ha fatto molto probabilmente per gelosia, quindi fate attenzione. Il secondo punto molto importante per riconoscere l'invidia, poi è accettarla. Bisogna accettare l'invidia e la persona invidiosa. Quando l'abbiamo vista, l'abbiamo constatata, abbiamo visto che in quella persona c'è dell'invidia, noi non possiamo fare altro che fingere, tra virgolette, che non ci abbia minimamente toccato. Anche perché ricordate che chi è invidioso, chi è geloso, chi soffre purtroppo di questo disturbo, perché per me è un disturbo, è una persona molto inferiore, si sente inferiore, con una bassa se non bassissima autostima, e che deve lavorare davvero tanto affinché il suo status emotivo e di vita salga. Deve lavorare sul suo io interiore, deve lavorare affinché un suo obiettivo venga raggiunto, ma difficilmente queste persone pratichino il 100% delle loro forze per raggiungere un obiettivo, a meno che non facendo i ruffiani. Fateci caso, tutte queste persone invidiose, gelose, sono tutte persone che si nascondono dietro delle barriere per raggiungere una sorta di obiettivo in futuro, mai riuscendoci però con le loro forze. E poi, sempre parlando del secondo punto, indifferentemente da chi proviene questa battutina di invidia, di gelosia, chiunque esso sia, purtroppo fa male dirlo, chiunque esso sia, tuo padre, tua madre, tuo zio, tuo fratello, tua sorella, questa persona che ci sta mettendo il bastone, quel bastone tra le ruote, è brutto dirlo, ma va abolita non dalla nostra vita se non ci riusciamo e se non possiamo, ma andrebbe abolita appunto in quel che stiamo facendo, ecco, non dicendo tante cose, lasciando andare molte altre cose, in modo tale che meno sappiano e meno possono interferire su ciò che stiamo facendo. Il terzo punto che vi consiglio di fare è quella di superarla. L'abbiamo identificata, l'abbiamo accettata ed ora la dobbiamo superare. Come si fa a superare l'invidia? Eh sì, è dura quando una persona, più vicino questa persona si trova e più purtroppo fa male, però come superarla? Ecco, su questo dobbiamo porci una domanda. Come bisogna superare l'invidia? L'invidia va superata in un sol modo. Forse anche il più semplice, ed è anche un gioco da ragazzi. Dovete capire che non è un vostro problema. Non è un vostro problema se qualcuno vi invidia, significa che nella vita state facendo qualcosa. Il problema è di quella persona che invidia gli altri, e in questo caso anche voi. Come superare l'invidia? C'è un solo modo per superarla: fargli una bella risata, grassa risata, e mandare tutto all'aria e dire: io sto andando per la mia strada, chi mi vuole bene mi segua, anche chi non mi vuole bene mi segua. E ricordate però, chi vi mette i bastoni tra le ruote, quella persona andrà abolita dal vostro tragitto. Quindi ragazzi e ragazze, io spero di avervi dato qualche dritta per quanto riguarda l'invidia. Se siete invidiosi, mi raccomando, non siatelo, oppure se è difficile, provate a fare qualcosa nella vostra vita, qualsiasi cosa voi sappiate fare, mettetela in atto, mettetela in gioco, fatevi vedere, fatevi osservare, non lo so, create qualcosa, ecco, così potete vedere che l'invidia all'improvviso scomparirà. Se siete invece gli invidiati, siete coloro che sono invidiati dagli altri, come detto nel terzo punto, fatevi una grossa e grassa risata. Un abbraccio dal vostro caro Christian Musella, ciao!